La Repubblica è anzitutto la storia degli italiani e della loro libertà. È la storia del lavoro, motore della trasformazione del nostro Paese. È la storia della ricostruzione, delle fatiche, dei sacrifici, spesso delle sofferenze di tanti che si trasferirono dal sud al nord, dalle campagne alle città, animando uno straordinario periodo di sviluppo. È la storia del formarsi e del crescere di una comunità. Un bel brano di De Gregori dice: la storia siamo noi, nessuno si sente escluso. Proviamo a leggere così questi 75 anni di vita repubblicana, da una prospettiva diversa, che ci consente di cogliere i profili di soggetti che spesso sono rimasti nell'ombra, sullo sfondo, e che invece hanno riempito la scena, colmando vuoti, dato senso e tradotto in atti concreti parole come dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà. Parole che altrimenti sarebbero rimaste astratte aspirazioni. Le persone, donne, uomini, giovani, che sono state al centro della nostra storia, volendovi esservi e contare, volendo partecipare, partecipazione civile, politica, sociale, la volontà di cambiare il mondo, perché il mondo di prima aveva prodotto la guerra, l'ingiustizia, la fame, le distruzioni. L'Italia è stata ricostruita dalle macerie. La Costituzione ha indicato alla Repubblica la strada da percorrere. Questa è l'idea fondante della Repubblica, di una Costituzione viva che si invera ogni giorno nei comportamenti, nelle scelte, nell'assunzione di responsabilità dei suoi cittadini, a tutti i livelli e in qualunque ruolo.